Eccola finalmente, Suzuki GSX S750 Yugen Carbon. Il termine Yugen in giapponese indica le capacità misteriose che non possono essere descritte a parole. Beh, a mio parere non potevano trovare nome migliore per una moto del genere. Io stessa, testandola su strada, ho faticato a descrivervi a parole tutte le potenzialità di questa 4 cilindri. In effetti può parlare anche da sola, guardatela. Linee eleganti e sportive al tempo stesso. Questa colorazione poi, secondo me, esalta ancora di più il suo design accattivante. Saltano subito all'occhio tutta la gamma di accessori di serie che equipaggia, dallo scarico carbonio e il portatarga firmati SC al cupolino fumé, e come potete vedere la lista non finisce qui. Il faro anteriore contribuisce a donare ancora più aggressività a questa moto, e quando l'ho visto per la prima volta le due luci laterali mi hanno ricordato dei canini. Questa 4 cilindri, che sprigiona ben 118 cavalli a 10.500 giri, promette davvero bene. Io direi di passare subito alla pratica, sapete dai miei test ride che non mi piace perdermi in parole ma passare subito ai fatti e trasmettervi quello che provo in sella alle moto andando subito a provarle e testarle in strada. Perciò, partiamo! Eccoci ragazzi, finalmente in sella questa GSX S750 Yugen Carbon, una moto che per quei 50 km in cui l'ho provata finora si sta dimostrando veramente promettente. Adesso insieme andremo a provarla, indovinate dove? Ma ovviamente curve di Valfabbrica e Casa Castalda, le mie amate curve di casa che conosco ormai benissimo, e vediamo come si comporta la Yugen. Se finora infatti l'ho testata nelle strade che un motociclista potrebbe percorrere tutti i giorni per andare da casa al lavoro, è il momento di provarla su quello che potrebbe essere secondo me il suo habitat naturale, ossia le curve, perché ricordatevi che qua sotto batte un motore da quasi 120 cavalli. Adesso siamo in modalità TC2, ma il traction control di questa moto può essere regolato su tre modalità: la 1, che è la più sportiva, la 2, che è molto simile ma forse un po' più adatta per gli asfalti leggermente danneggiati, e poi la 3, che è la più tranquilla e serve in caso di condizioni atmosferiche avverse, quindi pioggia, asfalto bagnato e similari. Ovviamente è possibile anche toglierlo. Noi adesso rimaniamo sulla 2 e vediamo come si comporta. E anche lo scarico non è male, suona bene. Questa versione che sto cavalcando è la Yugen Carbon, appunto per lo scarico che è in carbonio. C'è anche la versione titanium, la differenza è appunto lo scarico che invece è in titanio. Qua iniziano le curve e quindi finiscono le mie chiacchiere per lasciare posto al canto di questa Suzuki. Arretrate derivanti direttamente dalla sorellona 1000 si stanno dimostrando efficaci. Il motore sale su di giri in modo parecchio fluido. Che bello il Ducato che ti rovina tutte le curve. Il cambio di posizione fra una curva e l'altra è favorito dalla sella, devo dire, abbastanza ergonomica, ma ci si diverte benissimo anche stando fermi con la parte inferiore del corpo. Assorbe abbastanza bene le asperità del terreno. Mettiamola adesso alla prova in un tornante. Cavolo, l'on-off è praticamente assente. Bene l'anteriore, il freno dà molta sicurezza. La frenata, infatti, potente e affidabile, è garantita da pinze radiali a 4 pistoncini, che agiscono su un disco flottante da 310 mm. La Yugen, inoltre, monta dischi a margherita sia all'anteriore che al posteriore, e questi, oltre ovviamente a migliorare il raffreddamento, aggiungono sicuramente un tocco ancora più sportivo allo stile della moto. We'll be right back.
Il feeling che si ha, soprattutto dopo che si è mollato il freno in staccata per affrontare una curva, è sicuramente dovuto alle sospensioni di tutto punto. La sensazione di trovarsi alle prese con una vera sportiva è garantita anche dalla forcella a steli rovesciati da 41, dove sono possibili regolazioni del precarico molla e quindi adattabile a qualsiasi tipologia di esigenza e preferenza del pilota. Quello che mi piace è che questa moto, nonostante la potenza che la rende, perché no, anche un po' scorbutica agli alti, fa comunque quello che vuoi tu. Va dove dici tu. Tu pensi di andare là? Beh, la moto c'è già andata. Mi piace come ti spara fuori dalle curve. E sentite poi come ruggisce il motore. Molto divertente. È veramente una moto godibile, veramente. Sono colpita. Ciao! Com'è? Bene! Oh, sei il primo iscritto che vede dal vivo la moto che mi ha dato Suzuki. Madonna. Dopo quattro chiacchiere con altri iscritti che sono arrivati, è il momento di ripartire. E propongo a uno di loro di provare un altro degli infiniti optional di questa moto, l'Easy Start System. Vuoi il brivido di accendela? Questa c'ha l'accensione, quella che devi fare solo così. E si accende subito. Basta che lo sfiori e si accende, vai. Ciao! Fa sempre piacere incontrare qualche iscritto. Altro appunto che volevo fare, le marce. Rispetto alle moto di questa cilindrata e quattro cilindri che ho provato finora, sono leggermente più corte, ma questo è un altro punto a favore della Jugend, perché rende la guida, soprattutto fra queste belle curve, molto molto più divertente. Perché quando siamo, ad esempio, in terza, 3000 giri, e vogliamo riaprire un po' il gas, la Jugend riprende subito il via. Anche il cambio non male, molto fluido, a volte fa un po' di capricci fra la prima e la seconda, ma molto raramente. Lo schermo LCD che vedete qui davanti ai miei occhi ha tutte le informazioni possibili. Forse per le sue dimensioni ridotte ha quasi un sovraccarico di informazioni, ma comunque quelle principali si leggono attentamente. Velocità, marcia inserita e giri. I consumi dichiarati da Suzuki sono 20 km con un litro, ovviamente non mentre si guida in una maniera un po' più sportiva. Dunque, arrivando alle conclusioni, questa è una moto, a parer mio, super poliedrica. Puoi utilizzarla per una gita fuori porta tranquilla insieme alla tua compagna. Puoi utilizzarla in singolo o anche in doppio, perché no, per farti due belle curve ignoranti. Insomma, questa è una Suzuki che ha davvero tantissimo potenziale. Nelle mani di un esperto potrebbe tirare fuori la cattiveria insita nei suoi 118 cavalli, e nelle mani invece di un motociclista un po' meno esperto come me può dare un gran senso di sicurezza. E soprattutto ti regala tanto divertimento. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi prego di sostenermi in questa Suzuki Challenge con un bel pollice in su a questo video e condividendolo con i vostri amici motociclisti. Noi ci vediamo in una prossima avventura. Un saluto dalla vostra Zedina. Ciao ciao!